Speriamo che molte cose verranno attivate dopo parecchia stasi, diciamo quasi 2 anni che non si riusciva a capire bene quali potevano poi diventare o concretizzarsi il nostro lavoro fatto 2 anni fa, nostro della Soprintendenza Archeologica, che avevamo dato piena disponibilità, anzi attività concreta nelle ricerche e anche nelle proposte progettuali, nelle soluzioni progettuali, poi si è fermato tutto e adesso qualche giorno fa ci è arrivato. Per la verità c'era arrivato prima il progetto che insomma, noi abbiamo invitato a riprendere alcune nostre prescrizioni, quindi sono state riprese queste indicazioni e prescrizioni fatte a suo tempo e dovremmo approvarlo a breve questo progetto. Però dati precedenti, io spero che dall'approvazione poi si passi alla fase attuativa. La messa in sicurezza della dogana, il progetto ci è arrivato martedì e ieri l'abbiamo approvato. Più rapidi di così penso che è difficile essere e non so, siamo sempre come dire, per queste cose pienamente disponibili a tutte le attività di collaborazione e anche quelle di competenza che ci spettano, di farle nel modo più rapido e migliore possibile. Piazza Castello è un'altra problematica perché non so, non sono informato nei dettagli, ma da quello che sento dalla stampa c'è la volontà di chiudere, di coprire, di tombare tutto, quindi in questo caso i nostri sforzi e le nostre ricerche fatte da noi e sempre soprattutto dalla Soprintendenza Archeologica, che una volta tanto avevamo capito tutto quello che c'era da capire, tutte le preesistenze, tutte le varie fasi storiche sarebbero, io ritengo, per noi, per quanto riguarda almeno le nostre capacità di vita, le nostre aspettative di vita, sarà tutto tombato per sempre per noi, poi le generazioni future spetterà qualche cosa di meglio.